Mur interrompe la sua striscia positiva dopo 4 gare e cede il passo alla rimonta della Roma. Con l'aiuto della grafica virtuale analizziamo le fasi salienti. Nei primi 20 minuti non succede nulla, ma la Robur riesce comunque a spezzare l'equilibrio grazie al gol di Neto. Poco dopo, i bianconeri hanno l'occasione per raddoppiare. La difesa della Roma perde completamente di vista Rosina, che da 2 passi spedisce alto di testa. Nella ripresa, il ritmo si alza e gli ospiti trovano il pareggio. Taxidis serve Florenzi in profondità, sfruttando la scarsa reattività della retroguardia bianconera. L'ex Crotone ha gioco facile nel rimettere indietro per destro, che da 2 passi non sbaglia. Il raddoppio arriva a 4 minuti dalla fine. Bradley mette la palla a centro area ed un infelice controllo di Rubin si trasforma nell'assist per il neoentrato Perrotta. Costretta ad inseguire, la Robus alza di colpo il baricentro, perdendo ogni equilibrio in campo ed esponendosi alle ripartenze. Il contropiede si materializza nel recupero e chiude la gara. 3 tocchi e la doppietta di destro è in realtà. La striscia positiva della Robur finisce qui. Dopo un primo tempo equilibrato, il Siena non è riuscito a rispondere alla pressione della Roma nella ripresa. Una pressione che ha fatto saltare la diga bianconera. Per adesso è tutto, ed a me non resta che darvi appuntamento alla prossima lavagna. Ciao a tutti!